Che bisogno c'è di quel bagaglio là? La scienza non è. Arnella lavora bene. Guarda, guarda come si lascia bene. Voilà, voilà. E allora, tre violche. Ma come scritti? In dieci minuti, è tutto da solo. In sei uomini ci vuole una mezza giornata. E questo qua? Questo me lo chiamate un lavoro ben fatto. Signor Giovanni. Guarda quanto fieno si lascia indietro. Quelle sono stupidaggini. Se non sei convinto. Ma ti rendi conto, testone, che questa roba che viene dall'estero. Siamo i primi nella bassa ad avere un rastrello meccanico. Allora beati gli ultimi. Questo bagaglio qui c'ha i denti come una iena. Tanto la guerra è finita. Ho detto fuori, fuori! Sì, signor tenente! E chiudi quella porta, regina! Chiudi quella porta! Alessio! Che fior d'un Censo! Finita, sai. Non facciamo più mezzo e mezzo. Fai il bravo, Olmo. Sei stato lontano e tante cose sono cambiate, non le sai. Io so solo che abbiamo sempre diviso a metà. Ma è un anno speciale. Il padrone ha affittato le macchine, paga i braccianti. E allora? È un anno disgraziato. Evviva il nostro eroe. Anche dividere a metà è già un furto. Che chi lavora siamo noi. Neanche la metà ci volete dare. Lo sai perché ho dovuto prendere tanti braccianti? Perché quasi tutti voi altri uomini siete andati a farvi ammazzare in guerra, come tanti coglioni. Papà, non è giusto, scusa, ma non hai il diritto di dire queste cose. Ma stai zitto e gioca alla guerra se ne hai voglia. Lo sai quanto mi sei costato a tenerti a casa? Non lo so, dimmelo tu, quanto ti è costato? Molto più di quel che vale. Ma io volevo andarci, sei stato tu che non mi hai lasciato partire. Come no? Però, che bella sciabola nuova che hai. Ah sì, è una bellissima sciabola. Molto bene. E taglia molto bene. Sì, taglia molto bene. Guarda, papà, guarda. Complimenti, tenente. Bravo. Questo è tutto quello che sai fare. Alla tua età, per controllare la stalla, io mi svegliavo alle 4 del mattino. E voi ve lo dovreste ben rammentare. Per la traviatura, io ero sempre il primo ad alzarmi. È l'ultima ad andare a letto. Provate a dire di no. È così o no? No, 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 dite di no, se potete. Chi è che... Ma che bravo il mio cuginetto. Grazie. Vedrai che so fare anche di meno. Aumentare la produzione del grano. Allargare il potere.
Questi non sono più ideali ormai. La rispettabilità, la devozione alla Chiesa, l'amore per la terra, la lealtà alla famiglia e la fiducia nelle banche. Sta buonino, De Giovanni, dai. E il rispetto. Rispetto, rispetto, rispetto. Quello che il padrone vuol dire è che siccome qui non c'era nessuno a lavorare, ha dovuto affittare macchine moderne, macchine che come voi altri costano una certa parte di grano, macchine che semplificano la vita. Ma sì, è un cambiamento, ma è progresso. Guarda, è uno spettacolo. Non sei d'accordo? Che pesante. Attila Melanchini, il nuovo fattore di mio padre. Sono un soldato come te. Beh, l'hai sentito il padrone prima. M'ha dato la vostra parte. Quello che ha potuto. Lavoreremo insieme. Sai, io ti capisco. Famiglia? E vedo con una bambina. Dipende dal prezzo. Baroni, non l'hai mai fatto un affare così? Olmo, Baroni è un galantuomo. Non potevi capitare meglio. Allora sono venduto. Fai parte del contratto. Cavalli, cavallaro e merda completa. Sentite, m'ha venduto. Lui m'ha venduto. Come una bestia. Ma non faccio latte. Non mi si può mungere. Non mangio mica fieno. Allora non sono una bestia. Io sono un paesano. Un paesano. Come voi altri. È giusto che ci vendano. È giusto che ci comprino. Vi sembra giusto?
Io vi domando se è giusto. Olmo, piglia i cavalli, tua figlia va dietro a Baroni che t'ha comprato. Merda compresa allora. No, merda compresa. Madosca, chega! Chega, porco mio, chega! Fanno una volta, dai! Senti, mi prendo! Ma c'è sta maglia merda! Si è giusta senza merda, ma siete! Sempre si è lutata, è più che una cagata! Guardate quanto ne ha fatta! Guardate quanta bella roba! Oggi si può ridere, perché oggi tutto può cambiare! Baroni!